appuntamento speciale per Terre, Saponi e Vini. Siamo in provincia di Asti, a Vinchio, sulle colline di Davide Laiolo. Qui da una 60 d'anni esiste una cantina cooperativa, la cantina Vinchio Vaglio Serra. 19 contadini, 19 viticoltori che hanno voluto lanciarsi, riscoprire e valorizzare il loro prodotto. Lorenzo Giordano, presidente della cantina di Vinchio Vaglio Serra. Intanto, i 19 quanto sono diventati? I 19 sono diventati quasi 200. Una superficie? 472 ettari, la maggior parte Barbera, poi abbiamo tutte le tipologie autorizzate dalla regione Piemonte, Moscato, Braghetto, Bonarda, Fresa, Sardone Cortese, tutte via. La caratteristica della vostra cantina è una cantina che punta ed è stata sempre riconosciuta per la qualità. Noi non abbiamo alternative, basta vedere le nostre vigne difficili da coltivare, producono poco, quindi siamo stati obbligati a puntare sulla qualità, la qualità si è premiato e il consumatore anche si è premiato. Oggi è anche una giornata particolare perché diciamo c'è la premiazione, la presentazione dei 30 anni di Vigne Vecchie. 30 anni di Vigne Vecchie è il nostro biglietto da visita al Vigne Vecchie. 30 anni fa abbiamo deciso di salvare queste vigne vecchie che producevano poco e davano degli ottimi frutti, degli ottimi vini, e adesso abbiamo degustato 30 anni di questi prodotti, di questi vini, e abbiamo avuto la conferma che quel momento abbiamo fatto la scelta giusta. Non solo in Italia ma anche all'estero, voi riuscite anche a vendere all'estero. Quante bottiglie fate in totale? Noi facciamo circa 1.700.000 bottiglie, ma poi diciamo equiparate ai bag in box facciamo circa un volume di 3.500.000 bottiglie. Ecco, una vostra caratteristica come cantina è anche la vendita al minuto, la vendita al dettaglio e anche con i bag in box. Sicuramente, noi abbiamo una linea con i bag in box, la denominazione DOC Piemonte DOC, soprattutto Piemonte Barbera lo vendiamo anche nei bag in box. Metà della nostra produzione va in bag in box e l'altra metà va nelle bottiglie. Però i vini sono tutti di qualità e nascono nella vigna, quello destinato alla bottiglia, quello destinato al bag in box.